Calabria ha una storia ebraica molto importante, ma ancora poco esplorata, di cui restano rilevanti segni nella cultura e nella tradizione. Tanti quartieri ebraici hanno segnato in modo inconfondibile le parti più significative dei centri storici in tutta la regione, ma molte testimonianze, in seguito all'espulsione degli ebrei, sono state rimosse nel corso dei secoli attraverso un processo di cancellazione storica e di delegittimazione culturale. C'è stato un lento e continuo abbandono della memoria dei luoghi ebraici e la storia della presenza ebraica non è stata ancora adeguatamente sviluppata in Calabria, anzi è rimasta ai margini della storiografia. Per molte località è fatta solo di tracce labili, di indizi, di allusioni e di silenzi. Addirittura c'è stata e persiste ancora la mancata conoscenza e la consapevolezza da parte degli abitanti e delle istituzioni locali. In più, c'è una schiera di scettici o negazionisti, i quali sostengono che senza la prova archeologica non si può parlare di presenza ebraica. Ma sappiamo bene che l'assenza di una prova non è la prova di un'assenza. La prova archeologica non è abilitata a negare, ma semmai a confermare una presenza ebraica. Perciò, la storia della presenza ebraica bisogna ricercarla e ricostruirla a poco, con tutto quello che l'ingegnosità dello storico gli consente di utilizzare, tassello dopo tassello, partendo anche dai silenzi e dal nulla, visto che la cacciata degli ebrei dalla Calabria ha determinato un totale oblio sulla loro presenza nella nostra regione. Nonostante ciò, gli ebrei e la loro cultura, data la loro lunga permanenza in Calabria dal IV al XVI secolo ed oltre, ci appartengono soprattutto per il contributo determinante da essi dato alla civiltà della regione. Se è vero che non si possono capire le caratteristiche, i valori e le trasformazioni della società calabrese attuale se non si conosce la dinamica storica dei popoli e delle culture che si sono stabilite nel corso dei secoli in Calabria, il discorso vale in modo particolare per gli ebrei e per il contributo lungo e notevole da essi dato alla vita economica, sociale, culturale della Calabria. Per questo lo studio degli insediamenti ebraici non concorre soltanto alla storia degli ebrei e dell'ebraismo, ma al tempo stesso a quello dell'economia e della civiltà meridionale. Gli ebrei e la loro cultura, come detto, ci appartengono pienamente. La loro presenza ha fatto la storia della Calabria. Non esiste per secoli, dall'età moderna, ma neppure dopo, una storia degli ebrei separata dalla storia calabrese, italiana ed europea. Io, nel corso dei miei studi, ho individuato oltre 100 paesi con presenza ebraica. Per alcuni di questi centri si conosce il sito della Giudecca, di cui persistono permanenze ancora visibili nonostante le trasformazioni successive all'espulsione degli ebrei dall'Italia meridionale, tracce fisiche alterate ma non del tutto cancellate. Per altri, allo stato attuale della ricerca storiografica, i segni della presenza ebraica, al di là dei pochi ritrovamenti archeologici e delle scarse attestazioni documentarie, sono riconoscibili, oltre che nelle testimonianze della toponomastica, quartieri, strade, vicoli, porte, soprattutto dalle tradizioni. Si può parlare di un insediamento ebraico in Calabria capillare e diffuso. Non ci fu pressoché alcuna località, grande o piccola, che non ospitò un insediamento giudaico. Ma sono soprattutto i piccoli centri ad ospitare antichi quartieri ebraici. Aggiungo che, per non dilungarmi, gli ebrei ebbero un ruolo molto importante nella trasmissione del sapere, hanno rivestito un ruolo importante nel settore della medicalità, e un ruolo importante l'ha avuto anche la mistica ebraica. Le giudecche calabresi, andati via gli ebrei, furono date in concessione ai cristiani e i loro beni venduti all'incanto. Per quanto riguarda le sinagoghe,
Esse vennero in gran parte assorbite in tempi diversi all'interno delle chiese cristiane. Tantissimi sono i casi documentati in Calabria. Di tante sinagoghe, specialmente di quelle più piccole, si è persa traccia, in quanto furono snaturate o abbattute fin dalle fondamenta per edificarvi civili abitazioni, allorché le giudecche furono occupate dai cristiani. Ora, che cos'è importante? È importante operare, oltre che per una completa ricostruzione storica della presenza ebraica in Calabria, anche e soprattutto per affrontare, come sta avvenendo con successo in altre regioni d'Italia, i temi complessi del recupero urbanistico, del restauro edilizio e del riuso di importanti lasciti nella storia del popolo ebraico in Calabria e della visibilità delle tracce sopravvissute. Bisogna contrastare definitivamente la persistenza di ignorare l'identità ebraica di tanti nostri paesi. Bisogna superare lo stato di invisibilità cui sono stati condannati i piccoli quartieri ebraici originari. Bisogna inserire il patrimonio ebraico calabrese nel progetto di risignificazione dei luoghi, in particolare dei centri storici.